Ciao, ho Shuang Loshi, eccomi di nuovo. Oggi andiamo a dare un'occhiata alla parte della unità 10. Allora, in questa unità abbiamo visto due verbi che possono indicare l'esistenza oppure il possesso, i quali sono zai e you. Ora andiamo a dare un'occhiata prima il verbo zai. Infatti, il verbo zai ha un significato come essere o trovarsi in italiano. E la sua struttura essenziale è la seguente, ovvero zai più un complemento oggetto. Poi di solito questo complemento oggetto lo troviamo come un luogo. Però mi raccomando, a differenza dall'italiano, questo verbo è transitivo, cioè può essere seguito direttamente dal luogo. Ora andiamo a vedere alcuni esempi, tipo: dov'è il mio dizionario? 我的字典 dov'è? 在哪儿? 在哪儿? In questa domanda il complemento oggetto è il pronome interrogativo dove. Quindi, 我的字典 在哪儿? Dov'è il mio dizionario? Mentre dove sei si dice 你在哪儿? 你在哪儿? Ok? Poi, come si dicono queste due frasi? Siamo all'università oppure siamo in biblioteca? Ricordatevi che il zai è un verbo transitivo, perciò si può direttamente collegare l'università o biblioteca. Per cui, queste due frasi le diciamo: 我们 在 direttamente 大学. Ok, ripetiamo. 我们 在 大学. Poi 我们 在 图书馆. 我们 在 图书馆. Però questa struttura possiamo anche trovarla in una frase più compressa, più complicata, ovvero che in una frase vi è un altro verbo. Per esempio, dove studiate? Dove studiate? In cinese si dice 你们 在哪儿? Poi studiare, 学习. 你们 在哪儿 学习? E potete notare che in una frase più complicata, il zai finge dalla preposizione a o in. Ad esempio, studiamo all'Università di Roma. Si dice in cinese 我们 在罗马大学学习，ripetiamo，我们在罗马大学学习。Oppure mi piace leggere in biblioteca. Si dice 我喜欢，我喜欢。在图书馆看书，OK？Ripetiamo，我喜欢在图书馆看书。Mentre, come si fa una frase negativa con verbo zai? Ad esempio, non siamo all'università, oppure non siamo in biblioteca. Come si dicono?
molto semplice. Davanti di zai mettiamo pu. Ad esempio, 我们在大学, quindi siamo all'università, mettendo bu davanti diventa frase negativa. 我们不在大学, non siamo all'università. Ripetiamo. 我们不在大学. Ottimo. Adesso vediamo. Ecco. Mettendo bu davanti zai diventa frase negativa. Perciò non siamo in biblioteca, si dice 我们不在图书馆. 我们不在图书馆. Ok, magari adesso alcuni di voi abbiano un dubbio, nel senso, ok, Wang Lao Shi, adesso abbiamo capito, però non capiamo come si fa una frase negativa quando questa frase è complicata, ovvero vi è un altro verbo. Ok, ora vediamo esempio. Tipo, non studiamo all'Università di Roma. Infatti, questo non. Devo mettere prima di studiare o prima di zai? La risposta è il non va prima, sempre prima di zai. Infatti, molti studenti sbagliano a dire 我们在罗马大学不学习. Notate che l'ha messo bu prima di xueshi, mentre questa frase è corretta a dire come 我们不在罗马大学学习. Ok, ripetiamo. 我们不在罗马大学学习. Ricordatevi, il non si va sempre prima di zai. Ok. Ora diamo un'occhiata al verbo you. Infatti, secondo le frasi, il you ha un significato diverso. A volte può essere esserci, a volte può significare possedere oppure avere. Ora vediamo il primo significato, cioè quando significa esserci, come lo utilizziamo. Allora, partiamo sempre dalla struttura. You più un complemento oggetto. Ad esempio, oggi ci sono molti studenti. Come si dice in cinese? Molto semplice. Tempo va prima, il verbo you, molti, hendo, poi studenti, xuesheng. Molto semplice. Ora leggiamo insieme. 今天有很多学生。今天有很多学生. Notate che in questo caso la struttura è quasi medesima alla italiana. Poi vediamo come si fa le domande. Oggi ci sono molti studenti. 1. Mettendo ma alla fine. Oppure trasformando il you nella sua forma affermativa negativa. Quindi si chiedono 今天有很多学生吗? ¿今天有很多学生吗? Oppure, ¿今天有没有很多学生?
今天有没有很多学生？Oppure in una frase più complicata, cioè posso mettere anche un luogo. Ad esempio, ci sono molti studenti, scusate, ci sono molti libri in biblioteca. Quindi, in questo caso, devo utilizzare la struttura zai. Quindi si dice zai tu shu guan. Yǒu hěn duō shú. OK. Zài tú shú guǎn yǒu hěn duō shú. Secondo caso, quando il yǒu significa avere. La struttura essenziale è soggetto più avere più complemento oggetto. Ad esempio, Paolo ha il dizionario italiano-cinese. Oppure, chiedendo, no? Posso fare la domanda, Paolo ha il dizionario italiano-cinese? Vediamo la frase affermativa prima. Paolo, yǒu, yì hàn, cì diǎn. Ripetiamo. Paolo, yǒu, yì hàn cì diǎn. Mentre abbiamo sempre due metodi di cui fare una domanda, ad esempio aggiungendo ma alla fine oppure trasformando il verbo yǒu alla sua forma affermativa e negativa. Ora andiamo a leggere insieme. Paolo, yǒu, yì hàn cì diǎn ma? Paolo, yǒu měi yǒu yì hàn cì diǎn? Ok, infatti, per io vorrei che prestate particolarmente attenzione alla sua forma negativa perché in questa unità impariamo che il verbo you si nega con l'avverbio mei e non con pu. Ok? Ad esempio, se volessi dire oggi non ci sono molti studenti, oppure Paolo non ha il dizionario italiano-cinese. Come devo dire? Ricordatevi, in questi due casi devo negare il yo con mei. Perciò è sbagliato a dire 今天不有很多学生. Ok? Si dice 今天没有很多学生. Ok? Ripetiamo ancora. 今天没有 很多学生. Ok, adesso vi lascio qualche secondo a pensare prima come si dice questa frase in italiano, in cinese, scusate. L'avete indovinato? Ecco, si dice Paolo, mei yǒu yì hàn cì diǎn. Ancora una volta. Paolo, mei yǒu yì hàn cì diǎn. Ottimo. Poi in questa lezione abbiamo visto anche un'altra grammatica, si chiama raddoppiamento dei verbi, cioè possiamo utilizzare diciamo questa struttura quando l'azione abbia una durata limitata. Ad esempio, yong yong, yong yi yong, oppure yong yi xia. Tutti e tre
significano, come l'italiano, usare un po', usare un attimo. Ok? E ha tre forme, ok? O VV, cioè verbo, verbo, oppure verbo i, verbo, oppure verbo isha. Ok? Però tutti e tre hanno stesso, diciamo, significato grammaticale, cioè indicare un'azione che abbia una durata molto limitata, una durata breve. Ok? Andiamo a vedere queste quattro frasi di modelli. Ad esempio, 我看看 你的中文书好吗？我看看你的中文书好吗？Che vuol dire? Do un'occhiata, il tuo libro cinese va bene? Quindi kankan, invece di guardare, diventa come dare un'occhiata. Andiamo avanti. 今天晚上我们去跳跳舞好吗? Che vuol dire stasera andiamo a parlare un attimo, a parlare un po', va bene? Ni ting yi ting, ta shi shei? Ni ting yi ting, ta shi shei? Che vuol dire? Ascolta un po', ma chi è lui? Magari siamo al citofono, no? Ascolta un po', ma chi è lui? Oppure l'ultima frase. 我用一下你的词典行吗? Okay, che vuol dire? Uso un attimo il tuo dizionario, va bene? Ok. Per poter rinfrescare gli appunti di questa unità, ora andiamo a ripetere insieme i modelli di frasi. Ni zai nar? Ni zai nar? Ni zai bu zai jia? Ni zai bu zai jia? Tu shu guan you mei you? 译汉词典。图书馆有没有译汉词典？保罗肯定有，你去看看。保罗肯定有，你去看看。马可
可能没有词典。 马可可能没有词典。 Ok, ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda la unità 10. Spero di nuovo che sia stato utile in qualche modo. Ovviamente, se avete qualche idea da suggerirmi, potete lasciarmi un commento. Ok? Grazie per la vostra attenzione e alla prossima. Zaijian!